Ciao ragazzi, come state? È un pochino che non ci sentiamo, ok? Allora, questo non è un video che riapre la produzione di video, ok? È semplicemente un video che faccio per una richiesta che mi è stata fatta, ok? Quindi i prossimi video usciranno sporadicamente, si può dire, ok? Quindi di tanto in tanto farò un video finché non decido di rimettermi a fare comunque una sequenza di video con una logica e delle idee che ritengo interessanti, ma al momento non ho tempo né voglia di rimettermi a fare video con continuità. Ok, portate pazienza, sapete che sono fatto così io. Ok, ergo, allora, cosa succede? Succede che dobbiamo eliminare le API dei Google Fonts, cioè non possiamo più usare i Google Font come con il link di rimando ai server di Google perché viene fatta una richiesta all'indirizzo IP, GDPR, bla 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 bla. Insomma, quello che mi chiedono tutti è come si fa a fornire un font in locale o come si fa a risolvere il problema nel momento in cui stiamo usando un sito WordPress. Allora, vediamo le due opzioni possibili. Però, prima di tutto, iscrivetevi al canale, ok? Se avete piacere, che tanto comunque alla fine faccio più like quando non faccio video di quando faccio video, cioè me la dovete spiegare sta cosa. Comunque, a prescindere, iscrivetevi al canale, ok? Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fate tutte le domande, qualche risposta, qualche commento me lo sono perso per strada, portate pazienza, ok? Un po' alla volta cerco di rispondere a tutti. Allora, no, devo lanciare la sigla. Sì, dai, lanciare la sigla, tanto è sempre la stessa, non è che mi presento con la sigla nuova perché sono mesi che non faccio video, eh. Bene, allora partiamo dal primo presupposto. I font andrebbero serviti in locale perché l'ha deciso GDPR, ok? Ma è altrettanto vero che noi tutti, io per primo, cioè siamo abituati ad andare a prenderci un link da Google, caricare un Google Font e pace all'anima. Cioè, questa cosa qua la facciamo da decenni ormai, magari decenni no, ma insomma da tanti tanti anni abbiamo questa metodologia di lavoro. Quindi, partendo da questo presupposto, ovviamente la rottura di palle è come faccio io a servire i font in locale? Qual è la soluzione migliore? Beh, di norma io andavo a scaricarmi i font e poi utilizzavo il sito Font Scoiattolo, Font Squirrel, ok, per fare la conversione, la generazione delle regole font face, eccetera, eccetera. Invece, chiacchierando col buon Giambu qualche giorno fa, mentre cercavamo una soluzione che fosse più rapida e efficace, il buon Giambu ha trovato un sito molto molto utile alla causa che ci permette di fare questo veramente in maniera rapida ed efficace. E ve lo voglio spiegare e far vedere. Allora, ho creato questa situazione qua dove abbiamo, come vedete, la scritta Hello Word con il font di default che ci propone il browser, ok? Quindi andremo a mettere un font. Io andrò a mettere il solito Montserrat della minchia, ok? Sapete che è il font del mio sito, quindi continuo a usarlo, mi piace ancora un sacco. Ma comunque, insomma, non importa, questo vale per tutti i font. Allora, per poter fare questo, dobbiamo aprire una nuova scheda del browser e andiamo a cercare il sito Google Helper, Fonts Helper o qualcosa del genere. Ok? E vedete, ci esce questo sito qua, Google Web Font Helpers. Ci entriamo e qui abbiamo a disposizione tutti i font di Google, ok? Attraverso questo sito. Quindi io vado a cercare il mio bel Montserrat, tipo, vedete, lo trovo qua. Tic. E poi mi basta seguire la procedura. Quindi cosa devo fare? Innanzitutto lui mi spunta già a latino, quindi mi sta bene, lascio quello, ok? Poi se vado qua sotto, non vi fate ingannare questo, la preview è solamente per la visualizzazione, per mostrarvi il font di visualizzazione. Io qua vado a prendermi il regular e un bold, tipo, ok? Vedete, uno e uno. Ho selezionato, in tutta tranquillità. Scendo e ho due opzioni possibili. Il Best Supports che si occupa, mi pare di aver capito, della retrocompatibilità, cosa di cui ormai credo ce ne possiamo ampiamente sbattere le balle. E invece vado su Modern Browser e mi vado a prendere semplicemente i WOF 2 e il WOF, ok? Quelli che mi servono per andare a caricare questo font. Qui possiamo anche definire la risorsa della cartella con il suo percorso. Siccome il mio CSS è dentro una cartella, a me questo percorso qua, due punti slash font, mi va benissimo perché vado a richiamare poi nella root precedente a dove si trova il foglio di stile, vado a richiamare questo font. Allora, cosa che devo fare? Devo pigliare questa parte qui, me la copio, vado nel mio foglio di stile e me la vado ad inserire qua all'inizio. Ok? Potete metterlo più o meno dove vi pare, ok? Però di per sé sta bene lì. Ok? Poi da qui ovviamente andrò a richiamare il mio bel body e farò, un po' più in basso potevo scrivere, no? E farò il font family, tic tic. E andrò a richiamare ovviamente il nome della famiglia. La famiglia si chiama Montserrat, aggiungo sans serif, come è giusto che sia. Vedete il nome della famiglia, lo trovo qui, font family, beep,
Molto bene, poi a questo punto cosa che mi serve? Mi serve il font, giustamente. No, problema, la conversione del font viene già fatta qua, vedete? Monserrat V25 latte in zip. Clicco qui, mi vado a scaricare il Monserrat. Apro, ho una bella cartellina con il mio font. Ah, che bello, c'ho tutte le cartelle dei corsi. Vabbè, allora la rinomino in fonts. Fonts, ok, bene. Prendo questa cartella e la vado ad inserire nella root principale del mio settino. La metto qua, ciapa, ok? Quindi il mio foglio di stile che li carica è qui, il percorso va di lì, due punti slash fonts, quindi vatteli a aprirli qui su, ok? In questo modo, in pochissimi istanti, ho fatto la mia bella conversione e ho servito il mio font in locale. Ma più o meno, ovviamente se fate i temi custom, a prescindere, cioè questa procedura, come vedete, è velocissima, fa tutto lui e avete esattamente lo stesso Google Font caricato senza API, che poi da resto, se andate a vedere il link dell'API Google Font, rimanda a situazioni come questa, cioè il codice è lo stesso. Se avessimo già la conversione del font, potremmo tranquillamente prendere quel codice, copiarlo e metterlo nel nostro foglio di stile, senza problemi. Cosa succede invece se avete già un sito fatto in WordPress, non sapete dove mettere mani al codice, non sapete dove andare a smanettare o non avete semplicemente voglia, come è successo a me o a un altro ragazzo tedesco, ok, che non avete palle di andare a rompermi le palle, di andare a risistemare questa cosa in magari 30, 40, 50 siti che avete già online. Allora, la cosa più semplice è quella che proprio questo ragazzo tedesco che aveva 50 siti in gestione ha detto vaffanculo al cazzo, non ho voglia di rompermi le palle, creo un plugin gratuito che fa sta cosa al posto mio, fine del problema, ok? Quindi cos'è che succede? Questo ragazzo ha creato questo bellissimo plugin che si chiama Local Google Fonts, lo potete scaricare tranquillamente gratuito, lo installate, ok? La schermata è semplicissima, lo trovate alla voce impostazioni Google Font, vedete qua sotto, una volta l'avete installato, lui va a rilevare i font Google dalle API che trova, ok? E qui trovate un pulsantino con scritto Hosta, forniscili tu, ok? Una volta che li avete caricati, lui vi dirà, guarda, è caricato, è fornito dal tuo server, quindi non state più, viene disabilitata l'API, per capirci, ok? Quindi avete risolto il problema, tempo zero. Verifichiamo, perché ci piace mettere il nasino dentro per vedere dove stanno le cose? Oh, ovviamente sì, andiamo a vedere dove si trovano questi font. E presto detto, se andiamo ad aprire la nostra installazione di WordPress, all'interno della cartella Uploads troverete che si è creata una cartella Fonts con all'interno un'altra cartellina che ha i font che sono stati modificati in base a quello che lui ha trovato, ok, in tutte le varie versioni che gli servivano. Facilissimo, efficacissimo. Ok ragazzi, allora questo è tutto, video veloce che risolve comunque, spero, a tanti di voi un problema su cui state magari bestemmiando un pochino, ok? Vedete che le opzioni sono particolarmente semplici, non c'è niente di cui spaventarsi o preoccuparsi per essere compliance col GDPR, ok? Noi ci vediamo, non ne ho più pallida idea quando, ok? La prossima volta che mi viene voglia di fare un video o do un'idea interessante. La programmazione dei video invece normale dovrebbe più o meno ripartire da novembre e ho un po' di idee e ho anche, udite, degli sponsor che mi stanno chiedendo di produrre dei video, ok? Quindi, insomma, un po' di roba c'è, però vediamo a tempo debito. Ok, ciao! See you next time!